ritrovati, siamo qui insieme nel mese di agosto ad illustrarvi quali saranno gli allenamenti che riguarderanno il cardio e la resistenza. Per quanto riguarda l'allenamento della forza, vi è sempre disponibile il video allenamento da fare insieme sui rulli, oppure come sempre stampando le tabelle e portandole insieme a voi su Strava. Andiamo così a vedere ad uno gli allenamenti da fare. Salve ragazzi, ben ritrovati! Siamo nella prima settimana di agosto, allenamento cardio numero 2. Potrete sceglierlo se farlo indoor con la vostra spin bike o con la vostra specialissima sui rulli, oppure se farlo su Strava. L'allenamento in dettaglio lo troverete nella descrizione del video in basso. Andiamo a vedere quindi l'allenamento cardio numero 2, un allenamento dedicato a chi si allena 4 o 5 volte a settimana. Entriamo nello specifico con il classico riscaldamento, dai 3 minuti a fondo lungo, poi 3 minuti a fondo lento e infine 3 minuti a fondo medio, tutti a 90 rpm. Poi subito un fartlek, facendo un lavoro di 30 secondi in soglia a 110 rpm e alternandolo con 30 secondi a fondo lungo a 90 rpm. Questa alternanza la dovremmo ripetere per 6 volte. Poi un minuto a fondo lungo a 90 rpm. Questo per concludere la parte del riscaldamento. Entreremo poi nella parte centrale dell'allenamento, andando ad alternare per 3 volte un minuto a fondo medio a 60 rpm in fuorisella a un minuto a fondo medio a 90 rpm da seduto. Subito, al termine di queste 3 ripetizioni, andremo a fare la prima salita di circa 20 minuti, dove andremo a fare 10 minuti a fondo medio a 75 rpm e un minuto di recupero a fondo lungo a 90 rpm, e lo faremo per 2 volte. Terminata la salita andremo a fare un recupero completo di 2 minuti a fondo lungo a 90 rpm. Ci sposteremo poi nella seconda salita, dove andremo a fare per 3 volte consecutive un'alternanza di 3 minuti a fondo medio a 70 rpm e un minuto a fondo medio a 85 rpm. Questo lo faremo 3 volte. Concluse le 3 volte andremo a recuperare un minuto a fondo lungo a 90 rpm. Tutto questo lo ripeteremo per 2 volte. Al termine andremo a recuperare 2 minuti a fondo lungo a 90 rpm. Concluderemo l'allenamento con una salita finale formata da 4 minuti in soglia a 75 rpm, 6 minuti a fondo medio a 90 rpm e 3 minuti di recupero a fondo lungo a 90 rpm. Anche questo lo ripeteremo 2 volte, prima però di arrivare al defaticamento finale. Se siamo sui rulli saranno solo 5 minuti a fondo lungo, se invece, come sempre, saremo su Strava, sia la parte di riscaldamento, che sarà più lunga, circa 30 minuti da dividere a fondo lungo, fondo lento e fondo medio, sia i recuperi tra una salita e l'altra, per lo spostamento che servirà per portarci da una salita all'altra, sia il defaticamento, che sarà almeno di 10 minuti a fondo lento e 10 minuti a fondo lungo, saranno quindi più lunghi. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto, per non perdere neppure un aggiornamento attivate la campanellina delle notifiche, mettete un like a questo e agli altri video che troverete sul mio canale, mi raccomando pubblicizzatelo tramite i vostri social network e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!